Perché stai qua per il colloquio? Sì, pure tu? Ma come ti sei vestito? Come mi sono vestito? Elegante! Ma hai capito bene, il colloquio è per guida turistica per Roma, non è guida turistica della Roma. Ma cavolo ti sei vestito? Ma che senti, io so, questa è l'eleganza in persona. Vabbè, vedremo quando arriva l'esaminatrice, vedremo. Come sta? Buongiorno. 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 Siete voi i ragazzi per il colloquio? Sì, sì. Perfetto, allora possiamo iniziare. Va bene. Volevo sapere innanzitutto i vostri nomi. Gian Ross. Ok, e tu? Pino. Ok. Bel nome. Anche il suo, complimenti. Allora, quali sono, Pino, le tue competenze lavorative? Guarda, io ho già fatto la guida turistica a Parigi, a Milano, Francoforte, Napoli, Torino e Firenze. Ti può bastare? Beh, sì, certo, indubbiamente. Tu invece, Gian Ross? Io sono stato 20 anni in Curva Sud. So a memoria tutti i cori, ho tifato un sacco il gol di Francesco Totti quando ha fatto contro la Lazio. Che ridicolo sei. E... Vabbè, può bastare, grazie. Lingue secondarie parlate? Inglese, francese e tedesco. Tu, Gial? Secondarie. Sì, secondarie. Ah, secondarie! Romano, benissimo, lo so parlare tutto bene. Da quello di Trastevere fino ad arrivare a quello di Testaccio. E... va bene, possiamo passare a un'altra domanda. Andiamo avanti, dai. Quali sono, Pino, le tue conoscenze sulla storia di Roma? Allora, Roma, se non sbaglio, è stata fondata nel 753. Ma ha fatto domanda a me, quando ti interpello a te risponderai. 753 avanti Cristo. Guarda, se ricordo bene, tiene anche 7 re di Roma. Allora, Romolo, Numa Pompilio, Anco Marzio. Tullo Stilio pure c'era. Solo quello sai. Va bene, grazie. Ho capito che sei molto preparato sulla storia di Roma. Grazie. Tu invece cos'hai da dire a riguardo? E che ti devo dire? Io so tutto di Roma, io so qualsiasi cosa di Roma. Io ste rocce te le faccio parlare. Quando tu mi affidi il turista a me, io te lo porto, che te lo porto in giro, che faccio vedere quanto è bella Roma. La bellezza di Roma, però quella vera, non è che lo porto sempre al solito San Pietro, o porto a vedere il Colosseo, o porto a vedere l'Altare della Patria. No, io conosco i pizzi, quelli belli, quelli dove si mangia pure una pizzetta a poco prezzo. Però magari stai al centro. Va bene. E a questo punto volevo chiedervi la vostra disponibilità lavorativa. Mattina, pomeriggio, sera, 7 giorni su 7. Fantastico. Ma no, vince l'hai, Pino. Io lavoro tutto il giorno. Lavora tutto il giorno, Pino. Fantastico. E tu invece? Allora, calcolando che la domenica c'è la partita, mercoledì le coppe. Anche se quest'anno io effettivamente a coppe, però mi vedo quell'altre. Vabbè, quindi... Poi chi c'è sta? E il sabato no, poi domenica a pranzo c'è una partita, pure il giovedì c'è la Europa League. Vabbè, quindi non puoi mai lavorare, perché dovrai prendere proprio te? Ma scusa, ma che non lo sai quando si gioca a Roma è tutto vuoto? Non è che ci stanno i turisti, i cosi, i porti in giro, non ci sta nessuno tanto. Noi famo vedere Roma quando insomma c'è sta il periodo natalizio che giocano, oppure che gioca la nazionale. Vabbè, oppure invece... metti che gioca la Lazio in casa, noi stiamo tutti fuori. No, portavo va Roma. No. Va bene, grazie. Perché invece Pino dovrai prendere te? Come, perché tutte le competenze che ho, sono anni che faccio questo lavoro, meglio di me chi c'è? Va bene, allora grazie. Arrivederci. Vi farò sapere, grazie. Comunque, quello è da Lazio. Sì. Quello vabbè, là, quello allora da Lazio. Domani inizi, andiamo va. Andiamo va.